Con noi Ecofuturo 2015 Loredana Torsello del COSVIG, a cui chiediamo quale può essere il ruolo del COSVIG nello sviluppo dei territori geotermici. Dunque, COSVIG è un consorzio dei comuni toscani che hanno la geotermia all'interno del proprio territorio. Nasce alla fine degli anni Ottanta per aggregare questi comuni molto piccoli e della parte centrale della Toscana, favorendo così la loro capacità contrattuale ai tavoli ai quali si decideva di geotermia e cercando di valorizzare e di preservare gli interessi delle popolazioni locali. Nel tempo si è di fatto caratterizzato come un'agenzia di sviluppo che promuove le attività di sviluppo sul territorio nell'ottica della sostenibilità, valorizzando il know-how, la capacità di ricerca e di trasferimento tecnologico che esiste sui territori intorno ai temi dell'energia e della geotermia, ma promuovendo anche la valorizzazione dei territori dal punto di vista ambientale, paesaggistico, territoriale e quindi per aumentare la capacità di attrazione anche turistica. Quindi non solo diciamo la paura dell'attacco, dell'invasione, ma anche una pianificazione, come dire, un'attenzione alle potenzialità. Assolutamente, noi supportiamo i comuni nell'utilizzare le risorse anche finanziarie che derivano dalla geotermia come compensazione per ospitare gli impianti geotermici. Cerchiamo di orientare gli investimenti che vengono effettuati in una chiave produttiva in modo che possano garantire delle opportunità anche di tipo economico oltre che sociale ed ambientale ai territori stessi. Promuoviamo la ricerca perché crediamo che la tecnologia svolga un ruolo importante nel rendere più compatibile gli obiettivi che abbiamo e l'intervento degli impianti di tipo industriale con quello che invece è il patrimonio storico ed ambientale.